Presidente, quali sono le ripercussioni per la vostra federazione, per il vostro sport, della crisi del coronavirus? Ma per fortuna, sotto il profilo dell'alto livello, la qualificazione olimpica era stata ottenuta già domenica scorsa per tutte e sei le squadre. Per quanto riguarda l'attività delle società sportive sul territorio, è drammatico perché dover sospendere l'attività significa bloccare quelli che sono i flussi di carattere organizzativo, tecnico, direi anche economico, finanziario per le società. Però di fronte a questa problematica, stiamo lavorando affinché in certo qual modo l'impatto sia quantomeno drammatico possibile sotto il profilo tecnico ed amministrativo. In questo senso, come Consiglio federale, la prossima settimana andremo a valutare alcuni incentivi nei limiti del possibile per una federazione da dare alle società sportive affinché abbiano una boccata di ossigeno sotto il profilo economico. È indubbio che il problema maggiore si pone per le squadre nazionali assolute che sono ancora impegnate nella fase di qualificazione olimpica, perché pur avendo ottenuto la qualificazione è importante piazzarsi nella posizione ottimale all'interno del ranking. Pertanto avremo la gara di Budapest di sciabola maschile e di spada femminile, in Bruxelles per la sciabola femminile e a Buenos Aires per la squadra maschile. È un problema anche trovare collaboratori da un punto di vista medico, perché noi quando mandiamo la nazionale lì in giro, chiaramente con tutto lo staff medico, i medici come sappiamo sono impegnati nell'emergenza nazionale, insomma stiamo valutando come avvalerci di collaboratori esterni, tutto questo con un impatto economico non indifferente per quanto riguarda le finanze. Ma io direi che più che l'impatto economico, in questo momento l'impatto proprio di carattere psicologico, vi è questo timore di guardare al futuro. Io vorrei proprio, nei limiti del possibile, al mio mondo lanciare un messaggio: prudenza sì, attenzione sì, rispetto delle regole sì, ma non abbatterci al punto da non immaginare che da qui a qualche settimana si possa tornare a fare l'attività come auspichiamo tutti quanti. Devo dire che Giovanni Malagò è presente, vicino, come CONI, e quello che in questo momento tutti ci auspichiamo è che al più presto si trovi un modo come uscire da questa impasse. Chiaramente il 3 aprile è una data limite per l'attività nazionale per quanto riguarda il calendario. Se dovessimo malauguratamente avere del periodo ulteriore di blocco, l'annata da considerarsi conclusa con un danno irreversibile da un punto di vista economico per le società sportive. Però di fronte a questa tematica noi come federazione stiamo cercando di affrontare tutti i vari aspetti per capire come ridurre al minimo l'impatto economico, finanziario, organizzativo, tecnico, gestionale che i club, che mi piace sottolineare, sono gestiti da volontari e devono affrontare in questo frangente.